Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma e Grandi Stazioni, ha deciso di riproporre l'evento nella capitale, in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, allestita in una delle bolle della splendida stazione Tiburtina. Moveat, le vie del cibo dall'antica Roma all'Europa moderna, come nasce questa idea? Questa idea nasce insieme alla Soprintendenza Speciale del Colosseo, il Museo Nazionale Romano, in occasione di Expo Milano 2015. Abbiamo voluto riprendere il tema che era di Expo, del cibo, del futuro sostenibile, facendo un percorso all'indietro e andando a vedere come il cibo era trattato, visto nell'antica Roma. Quindi abbiamo fatto tutta una ricerca sia di reperti, quindi c'è una parte tradizionale della mostra che sono tutta l'esposizione dei reperti che provengono dal Museo Nazionale Romano e sono reperti che vanno dall'VIII secolo a.C. fino all'età imperiale. E poi abbiamo elaborato tutta una parte più multimediale dove riproponiamo tutti i percorsi che facevano, le rotte che facevano i vari cibi, le varie spezie dalle province dell'impero fino a giungere all'antica Roma. Moveat, le vie del cibo, dalla Roma antica all'Europa moderna. È un percorso interattivo fra reperti, immagini, mappe e scritti che testimonia l'attenzione al cibo, l'approvvigionamento e la nutrizione nella Roma antica, intesa non solo come città ma come civiltà, raccontando la centralità italiana al centro delle rotte europee e del mondo allora conosciuto e l'evoluzione del trasporto degli alimenti attraverso un percorso multimediale. Come mai la scelta di fare questa mostra all'interno di una stazione, quindi la stazione Tiburtina? Sì, grazie al gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane che ha voluto fortemente questa mostra, insieme alla partnership di Grandi Stazioni abbiamo avuto la disponibilità di questa sala bellissima, una bolla sospesa all'interno della stazione Tiburtina, dove abbiamo riproposto quella che era la mostra che era ospite ad Expo, fedelmente, così com'era. Anche perché ad Expo ha avuto un grande successo di pubblico e ci sembrava anche un po' limitativo fermarla lì. E quindi abbiamo voluto, grazie alla sensibilità appunto del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, riproporla alla stazione Tiburtina. La scelta è stata di unire un'esposizione tradizionale ad una serie di prodotti multimediali e alla ricostruzione di una caupona con i suoi arredi, nell'ottica di coinvolgere il visitatore e soprattutto i bambini attraverso il pregio degli oggetti esposti, ma anche con immagini, filmati e ricostruzioni, trasportandolo all'interno di una taverna antica. I bambini potranno toccare gli oggetti in mostra per comprenderne l'utilizzo. La mostra resterà fino al 16 giugno 2016 qui alla stazione Tiburtina e insieme all'associazione La Mage faremo dei laboratori dedicati ai bambini delle scuole materne e delle elementari e faremo questo percorso sia sensoriale che di conoscenza del cibo, delle spezie e degli oggetti che usavano gli antichi romani. Quindi invito tutti i bambini e le scuole, i professori a contattare l'associazione La Mage che ha un'email che è laboratoriomoveat@gmail.com per prenotare le visite che sono totalmente gratuite, come gratuita la mostra qui alla stazione Tiburtina. Dopo una breve visita guidata, l'associazione culturale La Mage si occuperà di realizzare laboratori che saranno ideati per due fasce d'età diverse, bambini di scuola materna e primaria, ed avranno come obiettivo la comprensione degli oggetti esposti in mostra, sottolineando l'importanza delle rotte degli alimenti e quindi la provenienza delle merci da determinate aree geografiche e la suppellettile utilizzata, grazie alla realizzazione di un elaborato. Gli obiettivi del laboratorio saranno quelli di conoscere le spezie, le merci, le bevande dell'antica Roma, vedere, toccare, manipolare le mercanzie, giocando.
ed individuare le imbarcazioni per il trasporto su mare e trasporto sul Tevere e la riproduzione della ceramica a figure nere e figure rosse, simulazione su carta colorata, come e cosa mangiavano gli antichi. Moveat, ideata da Andrea Schiavo, è un'esposizione di opere importantissime concesse dalla Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma, unita alle più moderne strumentazioni di ricerca e visione plurisensoriale.